Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 22. Il passato non dimentica. Hiroshi. Il mio stomaco è sotto sopra. Del resto, sapere che dovrò passare gli ultimi mesi di scuola faccia a faccia con Danzai non è proprio il massimo. Non dopo essere stato scaricato senza nemmeno una vera e propria spiegazione. Che schifo. Chissà se la giornata migliorerà passando del tempo con Reika. Quando arrivo a casa sua, lei mi apre la porta col suo sorriso più bello indosso e già sento che buona parte delle mie ferite iniziano a rimarginarsi. Finalmente, ciao Hiro-kun! Ciao bellissima fanciulla! Entro in casa e mentre faccio per togliermi la giacca, Reika mi stringe a sé. È bello ritrovare le sue braccia che mi stringono e questa antica sensazione di benessere. Mi è mancata da impazzire. Non sono un buon amico. Scusami, mi viene spontaneo dirglielo. Scusami Reika se ti ho evitato, scusami se ti ho abbandonato. Hiro, siamo sempre io e te, nonostante tutto e tutti, siamo sempre noi. Bastano queste parole per capire che nulla è cambiato e mai cambierà. Andiamo in cucina per preparare la cena e Reika mi racconta tutto quello che le è successo ultimamente. Finalmente si sente libera di parlarmi apertamente, anche della sua relazione con Sasuke. I miei sentimenti sono contrastanti in questo momento, ma decido che vederla sorridere così è più importante di qualsiasi mia stupida gelosia nei confronti di Kawashima. Ci mettiamo a tavola e iniziamo a mangiare. A Sasuke, hai detto della Juilliard? Sì, gliene ho parlato poco prima di inviare la richiesta di iscrizione, ma oggi non ne abbiamo più discusso. Appena avrò riscontro dalla scuola riprenderemo il discorso. Comunque, Hiro-kun, voglio che tu sappia che qualsiasi cosa lui potrà dire a riguardo, io andrò a New York. Sentirle dire ciò mi tranquillizza, e non poco. Adesso so che qui, davanti a me, c'è sempre la mia solita amica. Lei continua a pensare con la sua testa, indipendentemente dal suo ragazzo. È un gran sollievo. Bene, a New York allora, dico alzando il bicchiere per un piccolo brindisi. C'è una cosa che vorrei chiederti, Hiro, che forse ti infastidirà e per questo mi scuso in anticipo, però ti prego rispondimi. Cosa vuoi sapere? Ha iniziato di nuovo ad andare per locali, vero? Sapevo che se ne sarebbe accorta. Sì, diciamo che è uno svago che mi sono concesso dopo un tanto tempo. Ma non devi preoccuparti, Re-chan, è già finita. Avevo solo bisogno di non pensare a niente. Non preoccuparti, Roshi, è qualcosa che è successo anche a me. Nel mio caso usai Akira per non pensare, tu usi qualcun altro, ma il risultato non cambia. Quando le cose fanno schifo è un modo idiota che utilizziamo per non affrontare la realtà. Vedrai che arriverà la persona giusta anche per te e tutto si sistemerà. È strano sentirle dire queste parole, sono le stesse che le ho sempre detto io in passato, quindi forse ad oggi la sua persona giusta è arrivata ed ha il nome di Sasuke. L'osservo nei suoi occhi così chiari che oggi sembrano più luminosi del solito. Invidio Kawashima, c'è poco da fare. Sì, arriverà anche per me. Magari la trovo a New York, sempre che io ci possa ancora venire con te. Tremo nel dirlo. Temo la sua risposta. Ma Reika sorride e senza il minimo dubbio proclama tutta allegra. Certo che vieni con me. È sempre stato il nostro sogno, no? Sasuke capirà, dovrà capire. E se non lo facesse? Vorrà dire che non è la persona giusta per me. Tu sei il mio migliore amico, il mio sole. Decisamente non sono così generosa da lasciarti qui da solo. Mi rendo conto che questa cosa è complicata da comprendere, ma forse quando Sasuke conoscerà tutta la verità sul mio conto, forse allora potrà comprendere in pieno anche te. Ho bisogno che lo faccia perché la mia vita, senza uno di voi due, non è completa. Hai deciso di raccontare a Sasuke la tua situazione? Siamo arrivati a questo punto addirittura. Sono davvero così uniti. Mi chiedo se Reika faccia bene a riporre tanta fiducia in quel ragazzo. Lo farò, ma non ora. Lo farò dopo aver compiuto i miei 18 anni e dopo aver saputo se potrò sostenere il provino alla Juilliard. Sarà tutto diverso allora. Si parlerà davvero di futuro. Io non ho mai pensato di poterne davvero avere uno. Ma tu mi hai mostrato la strada ed io non posso tirarmi indietro. Deve venirne fuori qualcosa di buono a qualsiasi prezzo. E sarebbe così bello avere sia te che Sasuke vicino quando... Prima che Reika possa finire la frase, udiamo entrambi la porta di casa aprirsi e una voce odiosa chiamarla dall'ingresso. Reika, ci sei? Lei impallidisce all'istante e le sue mani iniziano a tremare. Reika. È tornato.
Dopo mesi e mesi è tornato a casa. Mi alzo dalla sedia, ma le mie gambe mi sostengono a fatica. Sto per crollare, lo sento. Hiroshi si porta immediatamente vicino a me e mi prende la vita con un braccio praticamente sostenendomi. Incrocio per un istante il suo sguardo e riesco a tornare in posizione retta. Lui è qui con me. Non può accadermi nulla di male se Hirokun è vicino a me. Cerco di farmi forza con questo pensiero quando il mostro entra in cucina. Ci osserva con un fare disinteressato e inizia a notare una certa differenza. Ci sei anche tu, Hiroshi. Non ti vedevo da un sacco di tempo. Buonasera, King-san. Come sta? Hiro risponde con una falsa e fredda educazione. Il suo tono è talmente distaccato da farmi venire quasi brividi. Direi che sto piuttosto bene. E tu, bambina, come va la scuola? Non riesco a parlare. Qualcosa non va, c'è qualcosa di strano in questo uomo. Reika sta bene e a scuola se la cava a meraviglia. Sta mantenendo una media piuttosto alta in tutte le materie, King-san. Capisco. E vedo che è loquace come al solito. Bene, mi fa piacere vederti in forma, ragazza. E tu, Hiroshi, chiamami Max. Ti conosco da quando portavi il pannolino, non serve che utilizzi i suffissi con me. Ancora mi chiedo perché la vostra lingua sia così complicata. No, 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 qualcosa non va. Perché? Perché parli così, maledizione? Che sei venuto a fare? Gli chiedo nella maniera più fredda che conosca. Lui mi guarda un attimo e va verso il frigo. Lo apre e prende una bottiglia d'acqua. Acqua, prende dell'acqua. Nulla di particolare. Devo prendere dei documenti che ho in camera e poi vado via. E dove vai? Dove sei stato negli ultimi mesi? Non mi interessa in realtà, ma ho bisogno di sapere una cosa. Devo sapere una cosa. Torno a casa. Sì, insomma, vivo con un'altra donna a Shinjuku. È una in gamba. Dovresti vedere che casa. Fa l'infermiera. Certo, non è bella come lo era tua madre, ma va bene così. Non posso proprio lamentarmi, sai. Lei... lo sa che bevi? A queste mie parole Hiroshi si para davanti a me. Non dovrebbe farlo. Non dovrebbe preoccuparsi così tanto che io non venga colpita. Lo so che rischio grosso, ma devo sapere. Devo. Io non tocco alcol da più di 2 mesi, Reika. Te l'ho detto, sto bene. Non dovresti essere così rompipalle, sai? Si volta ed esce dalla cucina. Lo sento salire su al piano superiore per andare nella sua stanza. Inizia a mancarmi l'aria. Reika, avanti piccola, siediti, sei pallida. Su, respira, stai tranquilla. Ci sono io con te, è tutto ok. No, Hiro, non lo è. Non lo è per niente. Mentre cerco di controllare il piccolo attacco di panico che ho in corso, Max scende con una cartellina in mano. Che ha? Sta male? No, King-san, sta bene. Le passa subito. Dovresti prenderti maggiormente cura di te stessa, Reika. Io me ne vado. Suppongo che lasciarti il numero di casa mia sia inutile, perché tanto non chiameresti. Comunque non preoccuparti. Verrò di sicuro a trovarti a festeggiare il tuo prossimo compleanno. Non scomodarti. Ti cercherò io per i miei 18 anni, stanne certo. Lo sfido, lo sa che quel giorno gli verserò contro tutto il mio veleno. Ah già, quella storia. Ne parleremo a tempo debito. Ora devo andare. Shizu mi sta già aspettando. Ciao Hiroshi. Ciao piccola. E se ne va. Lentamente, con l'ausilio di Hiro, cerco di tornare in me. Inizio a piangere per la rabbia e la frustrazione. Lui mi osserva preoccupato, non sapendo bene cosa dire. In realtà, nemmeno io so bene cosa dire in questo momento. Allora lui si inginocchia davanti a me e mi prende il volto tra le mani. Rei, cosa c'è? Io lo guardo tra le lacrime e quando le parole arrivano alla mia bocca sono un fiume in piena, un fiume di acqua acida e velenosa. Non era ubriaco, lo hai visto? Era del tutto sobrio, stava bene. Lui stava bene, dannazione. Dopo tutti quegli anni di maltrattamenti e di dolori, oggi stava meglio di te e me messi insieme, lo capisci, Hiro? Riesci a capire quello che sto cercando di dirti? Lui sta bene. Sta bene perché ha scelto qualcun altro al posto mio, maledizione. È sobrio per una perfetta sconosciuta e non lo è mai stato per me, né per mia madre. Sta calma, Reika. È andato via. Pensa solo che davvero ora sta bene, non ti farà più del male. Questo lo capisci, vero? No, nemmeno Hiroshi può comprendere tutto questo. E tu lo capisci che quel pezzo di merda è mio padre ed è sobrio per una persona che non sono io?
E basta questa frase perché Hiro riesca a comprendere tutto di me. Così smette finalmente di parlare e mi stringe in un caldo abbraccio. Tutto inizia a diventare scuro. Sasuke. Takashi continua a tenermi per le spalle cercando di fermarmi. Nella furia credo di avergli dato un paio di colpi perché ora che lo guardo in faccia mi accorgo che ha un labbro spaccato dal quale esce del sangue. Faccio dei profondi respiri per recuperare almeno una parvenza di calma. Ma ogni volta che giro la testa e torno ad osservare il corpo che giace ai miei piedi, mi viene voglia di massacrarlo nuovamente di botte. Takashi. Andava tutto bene, maledizione. Io e Sasuke abbiamo mangiato insieme in un locale che ci ha consigliato Reika. E finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti a parlare di nuovo con calma, con serenità, come due veri fratelli. Andava tutto così bene. All'uscita del locale ho riconosciuto subito la grossa moto nera. Non ho fatto in tempo ad allontanarmi col mio fratellino, che Akira era già accanto a me. «Ciao Takashi! È da un secolo che non ci si vede!» Sasuke si è subito irrigidito. Ho risposto ad Akira con indifferenza, cercando solo di salvare le apparenze. «Akira, già, è da un pezzo che non ci si vede in giro. Che combini da queste parti?» «Beh, sai com'è? Sono fuori da un po' e ho deciso di fare un giro nel quartiere. Questo locale frequentavo da bella gente, ma non credevo potesse interessare ad uno come te, sai? Qui non servono caviale. Ma fanno ottimi drink e del buon ramen. E poi ci vanno molti compagni di scuola di Sasuke. Ti ricordi di mio fratello, vero?» «Sì, certo. Il piccolo Sasuke. È impressionante la vostra somiglianza.» «Takashi, andiamo», ha ordinato Sasuke. «Sì, certo. Ti saluto, Akira. Vai di fretta? Peccato. Si poteva parlare dei vecchi tempi. Senti, visto che venni dal Pink Hou, hai mica notato se dentro c'è una ragazza americana? Dovrebbe avere più o meno l'età di Sasuke, almeno credo. Non è che abbia mai saputo molto su di lei, però ce la siamo spassata all'epoca e mi è venuta una certa nostalgia. Se ce l'avrete notata di certo. È di Tokyo, ma sembra una straniera. Io non immaginavo, non potevo sapere. Capelli castani dorati e occhi chiari. È l'ultima cosa che sono riuscito a dire prima che... Già! Lunghi capelli mossi, si chiama Reika, è un tipo formidabile se capisci quello che intendo. Più piccola di me, anche se da come si dà da fare non si direbbe. Visto che sono in città ho pensato di venire a farle un saluto e magari di farmela ancora una volta prima di cambiare aria. Ha una bocca bellissima, una vera delizia se capisci quello che intendo. Akira non ha finito di parlare che Sasuke gli era già addosso. Gli ha dato un pugno in piena bocca spattendolo a terra. Tu, bastardo maledetto! Non ti azzardare ad avvicinarti a Reika o ti ammazzo! Mi ci è voluto un gran sforzo di immaginazione per concepire che davvero si parlava di Reishan. E sta lontano anche da Takashi, già che ci sei, ha aggiunto Sasuke. Akira avrebbe dovuto rimanere a terra perché forse così Sasuke non lo avrebbe pestato a sangue come ha fatto. Ma l'idiota si era rialzato, inveendo contro mio fratello. Sasuke gli si è lanciato nuovamente contro, colpendolo senza freni. Con un paio di mosse lo ha sbattuto nuovamente a terra. Quello non poteva certo immaginare che mio fratellino fosse diventato così forte negli anni. In realtà, nemmeno io. Ma sono rimasto soprattutto colpito dalla ferocia con cui ha aggredito Akira. È bastato sentirgli pronunciare il nome della sua ragazza per farlo scattare. Cerco di calmarlo, trattenendolo con quanta forza ho. Basta Sasuke, smettila! Intorno si sta radunando una certa folla. Devo portarlo via e alla svelta. Se qualcuno chiama la polizia finiamo nei guai. Akira, vedi di sparire e di non avvicinarti più a Sasuke e a me. Non sono più quella persona. Già, lo vedo. Sei uno schifoso Kawashima, in tutto e per tutto ora. Bah, al diavolo. L'idiota si rialza e se ne va. Io con quanta forza ho in corpo mi carico praticamente sulle spalle un Sasuke che ancora scalcia in preda alla rabbia e lo chiudo nell'auto quasi con violenza. Salgo mettendomi alla guida e sfrecciando via. Reika se la faceva con Akira dunque. Questo non va bene. Non posso permettere nemmeno a lei di scatenare nuovi scandali. Non ora. Sasuke si calma rimanendo muto al suo posto. Io osservo le luci della città ed inizio a riflettere sul da farsi.